Molto più di un campione di motociclismo. Valentino Rossi è altro, è oltre. Il giornalista Giorgio Terruzzi gli ha dedicato un libro, anzi una lettera, pensata, delicata, mai banale. Grazie Valentino. Perché una lettera a Rossi? Una lettera di affetto e di gratitudine, sostanzialmente, per un ragazzo che ci mantiene a caviale e champagne da tanti anni, no? Che ci regala sempre qualche festa, qualche godimento, anche in un tempo in cui non è previsto questo, per esempio, no? Dopo aver già dato. Quindi è una lettera di riconoscenza nei confronti di un ragazzo molto generoso in termini di prestazioni, per qualche verso unico. Com'è Valentino fuori dal paddock? Secondo me è una persona molto riservata, molto attenta a custodire la palude. Nel suo casco c'è sempre sole e luna, ecco, il sole è quello che dà luce, è quello che mostra tutto quello che vediamo, la luna invece è quella che porta nell'ombra la sua vita, che è più complessa del previsto. Parlo di emozioni, di intimità, di gamma di sentimenti, e che magari sarà ciò che potrà venire fuori in un terzo tempo, se avrà voglia, oppure che lo riguarderà in via definitiva. È giusto che non tutto venga invaso in qualche modo. Quale sarà il suo terzo tempo? Non lo so, credo che lui voglia continuare a correre perché si diverte, perché ha come conservato una parte di sé adolescente che gli permette di divertirsi, di rischiare, di fare sta vita. Poi verrà fuori la parte adulta, deciderà come fare, deciderà come trovare altro per compensare i picchi di adrenalina, i picchi di estremi che comporta una vita così. Farà lui, è sempre stato capace di fare, farà anche quello bene, penso. Rossi ha vinto tutto, cosa gli fa ancora rischiare la vita sulle piste? Ma questo del rischio è un problema che abbiamo noi guardando, non è un problema di chi corre, o perlomeno è molto diverso. Io penso che i soldi non c'entrino niente, penso che si tratta semplicemente di una natura, di una vocazione, di un divertimento, di un'aspirazione, di una ferocia agonistica, tutta una gamma di temi che stanno di solito negli adolescenti o nei ragazzi che devono ancora dimostrare. Lui ha questa forza che lo porta a un'intensità agonistica intatta anche se ha 36 anni, e quindi fa quello che gli piace semplicemente. Credo che sia così, credo che sia molto semplice. Valentino fa quello che gli piace fare, che lo diverte. Poi verrà un tempo per fare altro, magari fra molto tempo. Dopo i 2 anni in Ducati nessuno avrebbe puntato su di lui. Io dopo l'esperienza in Ducati 2 lire invece le avrei messe, perché questo ragazzo qua è uno che ha sempre risposto. In aggiunta è una persona che, ed è anche un insegnamento secondo me per i ragazzi, cioè per tutti noi, cioè si è messo sotto, si è messo in una posizione di umiltà, si è messo a lavorare, a studiare per migliorare, per recuperare. Quindi è uno che secondo me si è guadagnato quello che ha. Poi che vinca un mondiale o no, secondo me non conta. Nel senso che ha dato talmente tanto, per cui se arriva quinto o terzo o ottavo, per me non conta più. Cioè conta il fatto che siamo qui a parlare di un ragazzo, di un ex ragazzo che ormai è un uomo, che ha 36 anni e ci emoziona come quando ne aveva 22. Cosa ha Valentino più degli altri? I grandissimi campioni hanno testa che declina il talento. Cioè intelligenza e esperienza abbinate al talento, presenza mentale, è questo che fa la differenza. Il talento ce l'hanno in tanti, il trattamento del talento è cosa da pochi, il trattamento perfezionato del talento è cosa da pochissimi. Cosa rappresenta Rossi per l'Italia? Secondo me il patriottismo è un tema spinoso, cioè non è detto che serva essere patrioti per essere contenti quando un italiano fa un bel risultato. Cioè, chiunque guardi le Olimpiadi, patriota o non patriota, fa il tifo per i nostri, cioè tu fai il tifo per i tuoi. Questo qui è un figlio di tanti, soprattutto di quelli che hanno la mia età, che
all'argento vivo addosso che ti dà delle soddisfazioni. In un tempo in cui le soddisfazioni ce n'è poche, il fatto di avere un ragazzo che ancora la domenica si mette lì e ti dà un sorriso per andare dentro lunedì, mi pare una bella notizia.